E buonasera ragazzi, oggi sono in spiaggia per una battuta al pesce serra. Ho già lanciato le canne e mentre che arrivavo in spiaggia già c'era l'amico Emanuele che era sotto, che si stava tirando un bel serra. Adesso vi porto e vi faccio vedere il serra di Emanuele. Ragazzi, guardate il serra di Emanuel. Emanuel, buonasera. Buonasera ragazzi, adesso vedere un po' il serracchiotto. Faccelo vedere. Ecco qua, spengo la lampadina. Un bel serra. Un bel serra, sarà intorno ai 3 kg. E bravo Emanuel. Grazie mille, aspettiamo gli altri adesso. Ragazzi, mangiata della canna di Emanuel. Canna spiombata, manco se n'era accorto. Speriamo che non partano le mie canne adesso. C'è? L'ultima canna era a 100 metri da dove eravamo noi. L'abbiamo vista schiombata. Accendite la luce. Ma che è? Dice che c'era. Ha mangiato, ragazzi. Stavolta ha vinto lui. Ce ne siamo accorti troppo tardi, ci siamo fatti una corsa. La corsa a Maratona di New York. Una corsa allucinante, di almeno 150 metri, eravamo molto più lontani noi. Abbiamo visto la canna che era spiombata. Ho detto, vedi che mare, c'è la prima canna spiombata. Ma che dici? Mica possiamo vincere sempre noi. Il fiatone c'ha. Ma l'hai sentito un po' in canna almeno? No, no, no. Ah, già non c'era. Pensavo che. Però ha mangiato. Sì. Mangiò malissimo, comunque ha mangiato malissimo adesso. Non si vede niente. Qua. È spegnato, c'è tu. Vabbè. Dai ragazzi, mi avvicino alle mie canne prima che magari partono. E mi tocca fare pure a me una corsa. A dopo. Ragazzi, faccio vedere adesso il cavetto. Questo è il cavetto che utilizzo io, che mi costruisco io. Sono 2 ami del 3-0, un tubicino in silicone nel mezzo, legato direttamente con un nodo, non so se si vede. Un terminale lungo circa 1,20 m. Dello 0,40. Adesso faccio vedere l'innesco di un trancio di cefalo.
ho già tagliato. La pelle all'interno, mettiamo un pezzo di polisterolo, lo chiudiamo dentro e poi con abbondante filo elastico lo andiamo a chiudere. Ci aiutiamo anche con un ago. Ci vuole un bel po' di filo elastico. L'importante, non so se si vede, gli ami devono essere molto esternamente al trancio, molto visibili, così è molto più facile nella ferrata che agganciamo il pesce. Non ha importanza se si vedono, tanto il pesce serra non va a vedere queste cose. E questo è il trancio. Poi vi aggiungerò in questo video un video che sarò a casa, vi farò vedere come si costruisce, come almeno costruisco io questo cavetto per il serra. Vi farò vedere tutta la paratura. Dai, andiamo a lanciare.
Ragazzi, oggi sono sceso, diciamo, quasi a colpo sicuro. Già 2 giorni fa ero sceso con amici, con la ragazza, siamo andati a mangiare una pizza al mare e mi sono portato pure le canne. E come potete vedere dal video adesso che metterò avanti, purtroppo avevo solo il telefonino, sono usciti 2 bei serra, uno sul 1,5 kg, quasi 2 kg, e un altro veramente bello grosso, superava, non ve lo dico, ve lo dirò poi dopo magari, guardatevi il video che sta per arrivare. Serra è arrivato! A cura. Scusate. Oh, bestia. Vieni qua vicino di me. È mostruoso. Non si vede perché c'è la luce. Fammi luce con... Mistica? Enorme. Alla fine sono usciti 2 serra. Questo qui che sarà su 1,5 kg, 2 kg. E poi il mostro. Un bel big. Un bel serrone. Avete visto i video, ragazzi? Un bel serrone, eh? Bello, bello. Quello pesato è stato poco più di 5 kg, una bella bestia veramente, un bel mostro. Vediamo, stasera ne abbiamo presi 2, che sono pure tutti e 2 belli grossi, saranno sui intorno ai 3,5 kg. Ma comunque questo è il periodo migliore, siamo in autunno e in questo periodo, quando ci sono queste giornate di mare totalmente piatto e calmo, sono le condizioni ideali per pescare serra dalla spiaggia. È un bel trancio di cefalo, anche di spigola, ma anche qualunque altro pesce va pure bene. O se abbiamo la possibilità di innescare anche un pesce vivo, è anche ottimo. Ragazzi, la serata è finita. Alla fine abbiamo preso un serra a testa e Manuel ha avuto anche un'altra mangiata a vuoto, che purtroppo sono accorti molto dopo che aveva spiombato la canna. Però dai, alla fine ci siamo divertiti. Alla fine 2 bei serra sono usciti, ragazzi. Sono praticamente gemelli. Gemelli. Stessa taglia. Come potete vedere. Ci avviciniamo un po'. Tutti così, no? Ragazzi, quest'oggi ho utilizzato l'attrezzatura Olympus, i nuovi mulinelli della X6, che potete vedere qui, vi metto il link che potete vedere il video di questa nuova attrezzatura di casa Olympus. Ci vediamo alla prossima pescata, ragazzi. Un saluto da me e da Emanuele. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao. Ricordatevi sempre di iscrivervi nel mio canale, anche quello di Emanuele, se volete. E lasciate un like.
Ciao ragazzi, ciao, ciao. Alla prossima.